Ci troviamo a Chioggia, o meglio all'Isola dell'Unione, un fazzoletto di terra che collega Chioggia e Sottomarina. Chioggia perché qui sorgerà il primo vertiporto del Veneto. Parliamo di una nuova forma di mobilità sostenibile, droni elettrici che possono trasportare cose ma anche persone. Moltissime società, anche di nuova costituzione, e i principali player di questo settore si stanno muovendo. È un settore che avrà una crescita esponenziale e qui, come detto, avremo il primo punto di una base che consentirà un nuovo tipo di collegamenti, ripeto, sia per le merci che per le persone. Andiamo a conoscere una persona che ne sa. I vertiporti sono una nuova struttura, una nuova infrastruttura che servirà a gestire il traffico di droni a decollo verticale che possono portare passeggeri o cose, e che avranno bisogno appunto di un'infrastruttura nella quale atterrare, decollare e ricaricare le proprie batterie, sia nel caso in cui queste batterie si smontino dal velivolo e vengano sostituite, sia nel caso in cui il velivolo avrà bisogno di un tempo di ricarica, esattamente come le automobili elettriche. Questo concetto di mobilità che sta prendendo piede in Europa è estremamente interessante anche per l'Italia e Save, assieme all'aeroporto di Roma, quello di Nizza e a quello di Bologna, ha costituito una società dedicata alla progettazione e alla realizzazione dei vertiporti. Questa società, che si chiama UrbanV, ha appunto come suo core business questo. Save è la società che gestisce gli aeroporti di Venezia e di Treviso e che vuole impiantare a Chioggia il primo vertiporto della sua rete. Perché qui e cosa vuol dire una rete? Chioggia effettivamente è stato il primo comune a intravedere nello sviluppo dell'urban air mobility una grande opportunità per il futuro. Connettere Chioggia all'aeroporto di Venezia o semplificare il tragitto, che attualmente sulla terraferma è abbastanza complesso, o avere la disponibilità di movimentare merci in maniera molto semplice dalla terraferma su Chioggia è sicuramente una grande opportunità che, ripeto, il Comune ha colto per primo. Quindi con loro è nato quasi subito un interesse molto forte reciproco che ha portato proprio adesso all'inizio di una grossa fase di progettazione per realizzare questo primo vertiporto qui in città. Evidentemente questo è l'inizio di un network. Il network che noi immaginiamo è un network che coinvolge non solo la città di Chioggia, ma anche le isole di Venezia e tutta l'hinterland della terraferma. Questo che vedete è un drone professionale, ma ne stanno nascendo moltissimi di tipo diverso anche in base all'utilizzo. Ecco, ovviamente non parliamo, Fischer, di questi droni per il vostro progetto, ma come sono quelli che userete e cosa trasporteranno? Sì, effettivamente oggi col nome drone si intende ormai una famiglia molto ampia di velivoli in sostanza, no? Allora, sono tutti caratterizzati dal fatto che sono dotati di motori elettrici e quindi assicurano la sostenibilità totale durante il loro volo. Ci sono droni atti a trasportare merci, che sono droni molto più grandi di questi, che possono portare pacchi anche di molti chili, e un progetto che noi abbiamo sia con il comune di Chioggia, ma con un interesse anche regionale, è per esempio il trasporto di organi. Organi che debbano essere trasportati rapidamente in arrivo sull'aeroporto di Venezia, portati all'ospedale di Padova o all'ospedale di Venezia, possono essere trasportati attraverso un drone merci fatto, diciamo, progettato in maniera opportuna per svolgere un compito di questo tipo. In generale possono essere trasportate merci anche di altro genere, comunque prevalentemente l'interesse medicale sulle urgenze, sulle strumentazioni particolari o per raggiungere località difficili da raggiungere in altro modo, con un drone questo può essere chiaramente fatto. Cosa diversa è poi, sempre nella famiglia dei droni, il drone che trasporta persone. Innanzitutto, per i prossimi anni sarà un drone che ha un pilota a bordo e che
analogamente a quelle di prima, solo strutturato come un piccolo elicottero in buona sostanza, potrà trasportare uno o più passeggeri. E qui si va nel mondo dell'aerotaxi, che è quello della vera e propria urban air mobility, dove si immagina di trasportare persone da una location all'altra di una città o intracittadino o extracittadino attraverso l'impiego di questi mezzi. Sarà una cosa per ricconi oppure il progresso farà sì che ci possa essere anche un abbattimento dei costi, magari non all'inizio? L'idea dell'urban air mobility è proprio un concetto di mobilità di tutte le persone a livello urbano, quindi non sarà una cosa per ricconi. È chiaro che i primi anni dovranno essere tarati business model, dovranno essere progettate delle macchine, certificate e quant'altro, ma l'obiettivo finale di questo concetto di mobilità è di offrire a tutti i cittadini, a tutti i passeggeri, l'opportunità di utilizzarli. Immagino che ci sia tutto un tema di regolamentazione del traffico aereo, parliamo di rotte, di corridoi, come si fa a impedire che i droni si scontrino? Le attività cruciali di questi prossimi anni saranno proprio quelle di definire nuove regole e procedure di volo di questi droni, sia che trasportino merci che trasportino persone, perché volando ad un'altezza inferiore ai 500 piedi deve esserne regolamentato tutta la loro movimentazione. È interessante sapere che l'ENAC, l'Internazionale Aviazione Civile, ha inserito l'Urban Air Mobility nel nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti, quindi evidenziando un forte interesse, una grande importanza verso questo tipo di sviluppo di mobilità. E quindi ci sono dei tavoli specifici dove anche noi, sia come SAVE che come URBAB, ci siamo seduti, che serve proprio a riscrivere o a scrivere le nuove regole per muovere queste macchine, macchine che si muoveranno in corridoi ad altezze definite con tutta una serie di attenzioni alla safety per eventuali problematiche che devono essere risolte durante il volo. Non c'è solo la questione dei droni che possono scontrarsi, c'è una parolina chiave che è bird strike. Di cosa parliamo? Parliamo dell'impatto con i volatili, che è uno dei temi sui quali si sta appunto lavorando in termini di safety per definire metodi, sistemi, anche apparecchiature elettroniche che possano individuare eventuali stormi di volatili e che permettano di dare le informazioni al pilota e quindi evitarli, esattamente come per gli aeroplani, garantendo la massima sicurezza di questo tipo di volo. Ci siamo spostati a Chioggia, siamo nel centralissimo Corso del Popolo, nel cuore della cittadina. Perché Chioggia? Innanzitutto per i suoi vantaggi logistici, perché Chioggia può servire bene molte delle isole della laguna, perché siamo comunque vicini all'aeroporto Marco Polo, ma dal punto di vista delle distanze aeree anche a un tiro di schioppo da Treviso. E poi perché a Chioggia c'è un sindaco, Mauro Armelao, che crede fortemente in questo progetto. Andiamo a incontrarlo. Sindaco, perché crede nel vertiporto nella sua città? Chioggia è una città importante, una città, la seconda città della provincia di Venezia a vocazione turistica. Purtroppo per tanti anni è stata un po' abbandonata in termini di infrastrutture e di collegamenti viari. Parlo della statale Romea e della mancanza di una ferrovia verso le città di Padova e Venezia. E quindi la possibilità di avere un vertiporto che possa collegare la nostra città con altre città e con l'aeroporto di Venezia, per noi vorrebbe dire proiettare la città a quello che sarà la mobilità del futuro.